Anche a Raffadali la comunità locale ha voluto festeggiare il carnevale con inizio nella giornata del 9 febbraio fino al 13. Il carro allegorico e i gruppi delle scolaresche di Raffadali sono partiti dalla Villa Saette in Livatino, quindi nella giornata di oggi, lunedì in Piazza Progresso, si è svolto l'evento Viaggio di Re Carnevale dedicato ai bambini. Nella giornata di domani ci sarà una grande sfilata che vedrà la partecipazione degli studenti delle classi e delle scuole di Raffadali. Tutti i giorni fino al 13 febbraio, presso l'auditorium della Biblioteca Comunale, ha avuto luogo la mostra delle antiche maschere della tradizione siciliana, curata da Donatella Giannettino. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Silvio Cuffaro sulla manifestazione, che ha affermato pubblicamente, ringraziando l'entusiasmo, la partecipazione, la grinta, la voglia di divertirsi e l'allegria con cui ci avete inondati. Ragazzi, continua Cuffaro, siete fantastici. Considerando l'ampia partecipazione che c'è stata sia da parte dei più giovani, degli studenti e di tanta gente che è venuta anche da paesi limitrofi. Il carro di quest'anno è il circo, quindi si è dedicato così alla festa, al divertimento, riniziare di nuovo quello che è un progetto per quanto riguarda il Carnevale di Raffadali. È stato bello anche la partecipazione da parte delle scuole a questa manifestazione, bellissima anche l'atmosfera che si è creata anche tra i tre gruppi che sono in gara, perché c'era molta collaborazione tra di loro. Si supportavano nei festeggiamenti. Questo è stato bello, quindi vi aspettiamo qua a Raffadali sia stasera che domani sera per il gran finale e decreteremo il vincitore, il gruppo vincitore del Carnevale 2024. Questa mattina si è dedicata una giornata, una mattinata direi, principalmente ai bambini che non fanno parte dei vari gruppi di Carnevale, quindi dare la possibilità anche a chi non poteva o chi magari per motivi personali non si è potuto integrare con i vari gruppi all'interno della festa del Carnevale del Raffadale. E quindi si è organizzato con i giochi gonfiabili, le famiglie, lo zucchero filato gratis per i bambini, un vero momento di aggregazione e di socializzazione da parte dei giovani.